Questo servizio è offerto da... Ciao, sono Giada, la vostra nutrizionista del web. Seguitemi sul mio nuovo blog. Mi trovate anche su Facebook. Ecco le immagini della tribuna dove si erano assiepati i giocatori juventini ed ecco le scene finali con la Juventus che guadagna gli spogliatoi un po' a fatica. Qui siamo a Como, dove vediamo il gol di Corneliusson segnato dopo un minuto di gioco, è il gol che condiziona la partita. Attacca molto la Roma, ecco un tiro di Ancelotti, poi su cross un tiro di Desideri, parato subito a terra, e il Como che sfiora ancora con Corneliusson, ma Tancredi sfiora il secondo gol, ma Tancredi è bravissimo, come è bravissimo ancora su Corneliusson che spara poi fuori il tiro decisivo. Boniek, il tiro di Boniek è parato a terra da Paradisi. Ancora prova Graziani, apertura per Desideri, Paradisi si ripete ancora, poi Boniek tira fuori. E ancora nel finale Borgonovo tenta il pallonetto, ma Tancredi lo intuisce e para, evitando il raddoppio. La Roma ancora in avanti, Graziani era in fuorigioco, però comunque spara su Paradisi in uscita. Ed ecco ancora un tiro di Mastristefano che chiama Tancredi alla più difficile parata e il risultato rimane sull'1-0. Qui siamo a Pisa, dove vediamo Muro segnare il gol del momentaneo vantaggio pisano al 13° del primo tempo. Poi c'è questo fallo su Berti, un calcio di rigore molto contestato. Ma Passarella, impietoso, pareggia al 21° minuto del secondo tempo. Non solo, ma ancora Berti viene placcato all'ingresso dell'area di rigore e Passarella, questa volta su calcio di punizione, si ripete. 2-1 per la Fiorentina, il Pisa è in Serie B, la Fiorentina in Coppa UEFA. Qui siamo a Milano, a Torino, dove vediamo Junior colpire il palo e poi è il Verona che passa in vantaggio. Tiro di Vignola su calcio di punizione, traversa, forse è già gol, ma comunque arriva Galderisi, 1-0 per il Verona. Il Torino riesce a capovolgere il risultato e a entrare in Coppa UEFA con due prodezze del suo difensore Francini. Al 36° del primo tempo lo abbiamo visto pareggiare. Poi il Verona su cross di Bruni, la parata di Copparoni. Ed ecco ancora Francini di testa segnare il gol vittoria. 2-1 il Torino batte il Verona. Poi ancora un'azione del Torino, il colpo di testa di Sabato, la rovesciata di Comi sulla traversa. San Siro, ecco il colpo di testa di Atley e il gol del Milan sull'Atalanta, segnato dopo 2 minuti. Poi Evani, con questo cross, ancora il colpo di testa di Atley, insiste il Milan, ecco un'azione di Manzo sul suo cross, deviazione di Rossi ma è fuori. Poi ancora una sgroppata di Atley, sulla quale Piotti para con bravura, mentre Wilkins vede vanificato il suo tiro dall'intervento di Soldan. Ancora Soldan salva a porta vuota su colpo di testa di Atley e questa volta ci pensa Piotti a deviare in calcio d'angolo. Rossi non giunge in tempo per un soffio e l'Atalanta, a 10 minuti dalla fine, con questa azione di Cantarutti, coglie il pareggio e toglie la Coppa UEFA al Milan. Eccoci a Napoli, un derby tranquillo fra l'Avellino salvo e il Napoli sicuro al terzo posto. Abbiamo visto una finezza di Maradona, qui vediamo un'azione
Avellinese con il colpo di testa di Diaz che manca di poco il bersaglio. Poi Bagni resiste a un paio di interventi, mette al centro un pallone, Giordano di testa segna il gol vittoria. Era il nono minuto del secondo tempo. Ancora Diaz chiama Garella a questo bel intervento. Poi Bertoni coglie il palo sul calcio di punizione, Bagni spara nel mucchio. Ed eccoci a Genova, dove non ci sono gol fra Sampdoria ed Inter. Ecco Vialli servito da Pari e il tiro che chiama il portiere Zenga all'intervento. Poi c'è Fanna che ha questa splendida occasione, ma non riesce a realizzare per l'intervento di Bordon. Vjerkovod evita tutti, ma non Zenga, e il risultato rimane sullo 0-0. Vediamo ancora un'azione della Sampdoria con Vialli, Pari, e ancora riesce a...